Siamo in compagnia del consigliere comunale Alessandro De Chirico, che è anche stato nominato capogruppo di Forza Italia. Lo ringraziamo per la sua disponibilità e come prima domanda, diciamo così, gli chiediamo le sue sensazioni dopo la rielezione e dopo questa nomina. Beh, grazie a voi innanzitutto, sono molto affezionato a Milano Pavia, abbiamo fatto diverse interviste, siamo andati in tanti posti di Milano degradati. Una grande emozione essere qua, una grande responsabilità quella di ricoprire il ruolo di capogruppo, una attestazione di stima che mi riempie di orgoglio, perché dopo un lungo percorso politico all'interno sempre di Forza Italia, ricoprire un ruolo di un partito così importante fa senz'altro piacere. L'impegno sarà come sempre massimo, determinato, faremo un'opposizione attenta ma costruttiva, perché il bene di Milano viene sopra tutto e sopra tutti. Ecco, allora chiediamo quali sono le battaglie che intende portare avanti in questa prossima consigliatura, in questi prossimi 5 anni. C'è qualche tema specifico su cui ha già deciso di, diciamo, battersi? Beh, sicuramente venendo dalle periferie, uno dei temi più importanti sarà senz'altro quello di riportare dignità all'abitare, soprattutto in periferia. Poi c'è un'altra battaglia fondamentale, che è quella del nuovo stadio. Il sindaco non potrà esimersi da decidere, per 2 anni ha giocato di melina, adesso basta, è il momento di esprimersi. Poi c'è la partita molto importante del PNRR, che è fondamentale per riqualificare le scuole, i centri aggregativi, tutte le strutture comunali, e di pari passo anche le Olimpiadi, che insomma sono l'appuntamento, l'obiettivo diciamo finale del nostro mandato. Quando a febbraio 2026 ci saranno le Olimpiadi e le Paralimpiadi, ovviamente saremo ormai in scadenza di mandato, quindi sarà importante lavorare bene su quello, e da parte di Forza Italia ci sarà massima disponibilità, insomma, a trovare la quadra su tante cose. Ecco, Forza Italia negli ultimi giorni ha, diciamo, subito un lutto, purtroppo Luigi Amicone, che era consigliere fino a pochi giorni fa qua in Consiglio Comunale a Milano ed era candidato, è venuto a mancare anche in giovane età perché aveva solo 65 anni. Posso chiederle un ricordo? Ma è un grande dispiacere, la notizia ovviamente mi ha colto assolutamente impreparato, è stato un fulmine a ciel sereno. Tra l'altro Luigi era il mio compagno di banco, quindi molto spesso ci confrontavamo su temi etici, dove magari avevamo visioni differenti, ma devo dire che era sempre un piacere parlare con lui. L'avevo sentito recentemente per messaggio, purtroppo non l'ho chiamato dopo l'esito elettorale perché volevo aspettare un attimo. Immagino che insomma per chi non viene rieletto è un brutto momento. Sono andato al funerale, c'erano tanti colleghi sia di maggioranza che di opposizione che hanno partecipato al cordoglio della famiglia. Ho visto tanti amici di Luigi, c'era anche Gad Lerner, che quindi insomma mi ha fatto piacere vederlo, perché durante la vita magari ci si scontra, ci sono posizioni differenti, ma come diceva Totò, la morte è la livella. Ecco, un'ultima domanda, lei ha parlato di esito elettorale, torniamo un attimo sull'ambito della politica. Dal punto di vista del centrodestra ovviamente le elezioni non sono andate bene, si può evidentemente dire. Come giudica questo esito e come mai, come se lo spiega? È vero, abbiamo pagato molto questa tornata elettorale, ma devo dire che tutto sommato Forza Italia a Milano ha retto bene, a differenza di altri comuni dove i risultati non sono stati molto soddisfacenti. A Milano devo dire che è un'isola felice, permettetemi il termine, c'è una bella classe dirigente, dobbiamo lavorare tutti insieme, tenere insieme le energie positive che ci sono, che sono scaturite dalla campagna elettorale. Io ho proposto alla commissaria cittadina di riattivare i dipartimenti sulla base delle deleghe della giunta comunale, per dare la possibilità a tutti di dare il proprio contributo e l'appoggio al gruppo consigliare a Palazzo Marino, che insomma rimane già, ma senz'altro determinato e agguerrito. Con dipartimenti intende una specie di giunta ombra? Una sorta di giunta ombra sulla base delle deleghe comunali per portare avanti proposte, ma anche per studiare i documenti che la giunta ci farà pervenire.